Incredibile. Stamattina mi sono svegliato senza sapere se mio padre mi avrebbe prestato il cappotto. E ora è appena passata mezzanotte. Ho già compiuto una rapina a un treno e me ne sto qui seduto a parlare niente di meno che con Jesse James. Già, è un mondo meraviglioso. Oh! Cos'è questo? Ah, già, Che ero molto agitato questa mattina e mi chiedevo se avrei riconosciuto te o Frank, se vi avrei distinti, e allora avevo con me questo articolo che vi descrive entrambi. Vuoi che lo legga? Beh, Accomodati. aspetta, devo trovare. Ah, ecco. Jesse James, il più giovane, ha il volto liscio e innocente come quello di una scolaretta. Gli occhi azzurri molto chiari e penetranti non si arrestano mai. Ha sembianze alte, aggraziate, un corpo capace di grande resistenza e grandi sforzi. Jesse è spensierato, irrequieto ed è un vero temerario. Ha sempre il sorriso sulle Va labbra e bene, non. va bene, va bene. Va bene, sì, poi c'è solo Frank, 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 nient'altro e poi. Oh, sai cosa tengo accanto al mio letto? I rapinatori di treni o la storia dei fratelli James, di Al W. Stevens. Sì, ho passato un mucchio di notti, con gli occhi spalancati e la bocca spalancata a leggere delle vostre fughe nella collana Biblioteca Notti in Bianco. È tutto falso, lo sai? Certo che lo so. Non devi per forza fumarlo se ti fa stare male.